Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Scusate se la conferenza stampa per me sarà una conferenza stampa dove al termine della prima parte di domande poi vi chiedo la cortesia di giustificarmi, perché come ovvio dobbiamo andare a Bruxelles al Consiglio europeo, per cui anzi siamo già abbastanza in ritardo, quindi cercheremo di essere il più rapidi possibili. Prima di tutto però vorrei che a nome mio, di Piercarlo naturalmente, ma di tutto il governo, esprimere il nostro cordoglio per le vittime, per le famiglie delle vittime che in queste ore, non soltanto oggi ma anche ieri, hanno perso la vita in occasione degli eventi di maltempo, di calamità naturale che si stanno abbattendo sull'Italia. Come sappiamo, come sapete, siamo in contatto costante con la Protezione Civile, con le regioni interessate. Penso davvero che sia giusto iniziare questa conferenza stampa innanzitutto dal sentimento di cordoglio per le vittime e anche naturalmente con un pensiero particolare alle famiglie. Insieme all'impegno, il governo, come ha fatto in altre circostanze, farà di tutto per essere al fianco nella opera di ricostruzione del dopo, ma ora è il momento innanzitutto del dolore. Siamo alla presentazione della legge di stabilità. È una legge di stabilità che contiene molte buone notizie, e devo dire che la gratitudine va ovviamente al Ministro in primis, ma anche a tutta la sua squadra, alla struttura che da Palazzo Chigi ha collaborato e ai singoli ministeri. Darei innanzitutto le regole, di ingaggio. Noi oggi con Piercarlo siamo a vostra disposizione per rispondere a delle domande, naturalmente per dare il quadro di insieme. Vi abbiamo anche preparato delle slide, perché altrimenti non è valida una conferenza stampa di presentazione della legge di stabilità senza le slide. So che non vale tecnicamente, quindi le abbiamo presentate. Il testo naturalmente ve lo diamo dopo averlo dato al Parlamento, come è ovvio che sia, perché altrimenti, perché è giusto, non perché altrimenti c'è polemica, perché è giusto così. Ma già tutte le vostre domande sui numeri e quant'altro possono essere agevolmente soddisfatte dal sottoscritto o ancora più efficacemente dal Ministro. La sintesi molto rapida della presentazione che vorremmo farvi è questa: fino a qualche anno fa il mondo tirava, l'Italia arrancava. Adesso l'Italia è ripartita, ma il mondo non si sente benissimo, mettiamola così. Non sappiamo che cosa accadrà nei prossimi mesi, le previsioni sui paesi emergenti, sul rallentamento dell'economia nell'Eurozona. Il punto è che va sottolineato con forza: l'Italia è tornata alla crescita. Lo slogan di questa legge di stabilità è l'Italia col segno più. È tornata alla crescita, certo usufruendo del clima anche esterno che si era creato, ma soprattutto in virtù delle riforme che ha fatto. Ora è il momento di consolidare questa riforma, ma soprattutto di consolidare questa ripresa. E per farlo è decisivo che gli italiani abbiano la netta consapevolezza che il proprio futuro è nelle loro mani. Il vittimismo rassegnato di chi dice sempre dipende da qualcun altro è un ostacolo alla crescita. Il nostro destino non è a Bruxelles, non è a New York, non è a Pechino. Il nostro destino è nelle nostre mani. La dico in questo modo: si scrive legge di stabilità, ma si pronuncia legge di fiducia. E questa fiducia che innanzitutto noi abbiamo nei confronti degli italiani si traduce nell'impegno di realizzare riforme, che vuol dire semplicemente un paese più semplice e più giusto. Il termine riforme è molto burocratico. Un paese più semplice e più giusto. Scherzando con Piercarlo stanotte, ieri sera, ci domandavamo: quando si presentava la finanziaria c'era sempre la domanda di dire dove ci fregano, il cittadino
e anche i giornalisti avevano il compito, i giornalisti lo fanno anche adesso giustamente per deontologia professionale, ma il cittadino si diceva dov'è la fregatura quest'anno? Dov'è che ci alzano le tasse? Quest'anno, ed è io credo una caratteristica, una cifra identitaria di questo governo, non soltanto le tasse non aumentano ma vanno giù. Lasciatemela dire così, sono orgoglioso delle riforme che stiamo facendo, le riforme istituzionali, la legge elettorale, la riforma costituzionale, la riforma del mercato del lavoro, la pubblica amministrazione, la scuola, gli interventi sulla giustizia, la digitalizzazione del paese, tutte cose meravigliose, il grande investimento in cultura, in infrastrutture, tutto giusto, tutto bello. Ma se c'è una cifra del nostro governo è il fatto che per la prima volta nella recente vicenda repubblicana le tasse vanno giù in modo sistematico, costante e per molti anche sorprendente. È un dato di fatto, eh? Gli 80 euro, dopo gli 80 euro l'IRAP sul costo del lavoro, quest'anno l'IMU e la TASI, ma anche, lo vedremo dopo, l'IRAP agricola, i minimi e le partite IVA. Possiamo parlare del Jobs Act dei lavori autonomi, mettiamola così, in questa stabilità c'è una sorta di Jobs Act dei lavoratori, dei lavori autonomi. Dal prossimo anno l'IRES, l'anno successivo IRPEF, come abbiamo sempre promesso, 14, 15, 16, 17, 18, 14 80 euro, 15 IRAP costo del lavoro, 16 IMU e TASI, 17 IRES, 18 IRPEF. Tutto questo accade, arrivo, se è così capisco che è molto intenzionata all'IRES, arrivo anche sull'IRES, se è così cortese da farmi finire, poi rispondo nel merito senza andare a importunare Basso, che giustamente è pure peraltro preparatissimo, ha già 4 comunicati stampa pronti. Vorrei che fosse evidenziato un altro punto. Io ve la dico con il sorriso, ma fatico a non essere sincero fino in fondo. La vera discussione di questa legge di stabilità l'abbiamo fatta anche nel Consiglio dei Ministri in modo molto civile, ma l'abbiamo fatta anche oggi. È se noi accettiamo di rispettare tutte le regole europee o no. Questa è la discussione. Perché c'è una parte tra di noi che ritiene che le regole europee debbano essere rispettate, perché da questo dipende la reputazione, la chiamiamo così, del paese, e una parte che vorrebbe applicarle con un pochino più di fantasia. La nostra scelta è quella di rispettare le regole europee, avendo fatto un lavoro gigantesco per cambiarle e avendo ottenuto un risultato, a mio giudizio, decisamente misconosciuto anche nel dibattito della pubblica opinione, che è quello che ha ottenuto il semestre italiano, in particolar modo il ministro Padoan, con la cosiddetta flessibilità, che poi si traduce in due misure. La clausola delle riforme, che vale circa più di 8 miliardi di euro, perché vale lo 0,5 del PIL, e la clausola infrastruttura e investimenti, che vale 5 miliardi di euro, 0,3 del PIL. Ok? Queste due clausole portano a dire che rispettando le regole europee, che né Piercarlo né io abbiamo siglato, perché sono le regole fatte dai governi precedenti, rispettando, grazie al lavoro del nostro governo durante il semestre europeo, che ha prodotto la comunicazione della flessibilità datata 13 gennaio 2015, grazie a questo lavoro oggi c'è uno spazio di flessibilità che vale circa, qualcosa di più, 13 miliardi e che è frutto del lavoro sul rispetto delle regole e sulla flessibilità. Voglio dirla in modo molto chiaro, a Bruxelles ci sono dei paesi che parlano delle regole economiche e poi non le rispettano, questo lo dico io, siamo d'accordo che Piercarlo qui fa la faccia corrucciata, perché abbiamo fatto la prova prima, abbiamo detto che questa parte qui lui si sarebbe, come dire, nettamente
smarcato da questa posizione del Presidente del Consiglio. Quindi mia posizione, sulla quale sono molto convinto, a Bruxelles, e non vedo l'ora di andarci, ci sono alcuni paesi che teorizzano l'importanza delle regole e poi non le rispettano. Noi pensiamo che alcune di queste regole possano anche essere cambiate, ma nel frattempo le rispettiamo tutte perché siamo un grande paese, perché siamo un paese forte, perché siamo un paese solido, perché siamo un paese che ha la forza di guidare certi... E l'ho detto oggi da Ban Ki-moon, lo ridico qui e lo ridirò sempre. L'Italia è l'Italia, indipendentemente da chi pro tempore la governa. E bisogna smetterla con questo atteggiamento subalterno culturale per cui noi siamo sempre quelli che non rispettano le regole. Noi stiamo rispettando le regole, anche quelle che vorremmo cambiare, in attesa di cambiarle se ce la faremo. C'è una ulteriore ipotesi di margine, chiamiamola di flessibilità, non è corretto chiamarla flessibilità, ma chiamiamola così, non sta dentro la battaglia italiana sul semestre. C'è una vecchia clausola che alcuni paesi hanno chiesto di utilizzare, una clausola del 97-98, sugli eventi eccezionali. L'Austria ha chiesto di utilizzarla, riguarda l'immigrazione, è difficile negare che sia una clausola eccezionale, o meglio, che l'immigrazione sia un evento eccezionale. Però noi non sappiamo se la Commissione apprezza o meno questa clausola e questo evento eccezionale. Quindi siamo autorizzati dal Parlamento che ha votato il DEF a poterla utilizzare, ma abbiamo una prudenza perché vogliamo rispettare le regole. Quindi noi, nella lettera che il Ministro Padoan invierà quest'oggi, diciamo di comunicazione della legge di stabilità alle autorità europee, noi diremo con molta semplicità che il costo per gli eventi eccezionali migratori che l'Italia sta sostenendo è pari allo 0,2% del PIL, circa 3 miliardi di euro, qualcosa in più, 3 miliardi e 3 più correttamente, quasi 3 e 4, 3 e 3, mi sembra sia 3 e 3, e ove questa clausola venga riconosciuta, noi non possiamo saperlo ad oggi, quindi si tratta di un'approvazione, mettiamola così, condizionata, noi anticiperemo al 2016 misure che abbiamo già previsto per il 2017. Segnatamente l'IRES, segnatamente i denari per ulteriori investimenti sull'edilizia scolastica. Sono stato chiaro? Quindi noi, la nostra operazione è quella di presentare una legge di stabilità che è totalmente in linea con le regole europee. Se le regole europee prevederanno la possibilità anche di nettizzare il costo dell'evento eccezionale, che comunque noi facciamo, non è che domani mattina smettiamo di salvare la gente nel Mediterraneo, se ci sarà questa clausola saremo ben felici di utilizzarla e ovviamente in quel caso non è che ci inventiamo nuove misure, anticipiamo delle misure che abbiamo già previsto, segnatamente l'IRES e diciamo il ulteriori interventi sull'edilizia scolastica. Credo di aver detto praticamente tutto. Voglio dirvi che dal 2016, per la prima volta dopo 9 anni, il rapporto debito-PIL in Italia cala. No, perché questo deve essere chiaro. Noi facciamo tutte le cose per una legge di stabilità davvero straripante di buone notizie, ma il punto significativo che vorrei evidenziare con grande forza è occhio, perché il debito PIL cala, era dal 2007 che non calava. E non perché ce lo chiede Juncker o la Merkel o chi hai tu, Schäuble o Moscovici. Lo facciamo perché ce lo chiedono i nostri figli e i nostri nipoti. È un fatto di serietà. Questo è un passaggio molto importante di questo governo. Che mi sono dimenticato? Tutte le buone notizie. Adesso questi abbiamo i tweet. Abbiamo 25 tweet di buone notizie. Però non so se volete su questo tema fare delle domande e poi andiamo sulle buone notizie. Prendiamo 3 domande e poi facciamo le buone notizie. Prego. Pensa che il fatto che abbiamo già beneficiato di margini di flessibilità per riforme e investimenti infici poi l'ottenimento di un risultato positivo sulla clausola migranti? E poi volevo chiederle se ci chiarisce Perotti e le sue voci le voci di dimissioni di Perotti, commissario della Spending Review. Una, due, tre domande, ne prendiamo tre, quindi fate, scegliete tre
E poi andiamo sulla lista di buone notizie. Presidente, brevemente, se la legge di stabilità include anche la misura relativa al limite del contante che ha annunciato. Sì, questa però è delle buone notizie che adesso diamo. Aspetti, c'era. La domanda l'ha fatta. Va bene, cosa. Ha perso una domanda, siamo stati in 50, ne fate 3, ne che ne può fare 4. Prego. Domenico Giovinazzo è. C'è una flessibilità nelle domande che è abbastanza ridotta. La Commissione europea è tornata di nuovo a esprimere un giudizio negativo sull'intenzione di abbassare, di eliminare IMU e TASI sulla le prima casa. Le risulta che la Commissione europea abbia fatto una riunione su questo? Lei voleva dire il portavoce del o il commissario Dombrovskis, il vicepresidente della Commissione europea. Sì, no, giusto per precisare nel dettaglio qual è la considerazione. Allora, rapidissimo, primo punto, sulle clausole noi siamo pronti nelle due ipotesi, nel senso che il DEF ci consente di utilizzare entrambe le soluzioni. Noi abbiamo una proposta molto seria, molto chiara sul 2-2, cioè sulle clausole flessibilità, corretto dirle sì. Così. Se poi c'è la clausola anche eventi eccezionali, la prendiamo volentieri, però non abbiamo un particolare elemento. Posso dire una cosa su questo? Nell'ipotesi che io auspico che tutte le clausole siano accettate, noi siamo, come al solito, assolutamente dentro le regole. Chiediamo semplicemente quello che è, virgolette, legale. Quindi ha fatto il tweet Padoan, praticamente, secco e molto chiaro. Rispetto alle questioni. Ha ragione però lui, lei ha fatto due domande, ecco, devo chiedere scuse, è vero, giusto. Rispetto al lavoro di Roberto Perotti, che è stato molto utile, in particolar modo per la questione dei dirigenti, credo che dobbiate chiederlo a lui. C'è stata una discussione aperta sulla spending, al termine della quale però abbiamo scelto, con un po' anche di dispiacere, ma anche con molta saggezza, secondo me, di non intervenire sulle tax expenditures, cioè... Cosa sono? Ci sono 4 miliardi nei nostri programmi di tax expenditures da modificare, giusto? Sono 4, quanti sono più o meno? 4 miliardi, 3 e mezzo? 4 miliardi. Quasi 4. Che secondo noi sarebbe giusto, sui quali sarebbe giusto intervenire, ma intervenire oggi significa aumentare le tasse, perché se io riduco una misura di come questa, evidentemente alzo le tasse al soggetto a cui riduco la misura. Cosa sono le tax expenditure? Sono delle sorte di bonus fiscali che hanno alcune realtà. Se io sono una associazione di volontariato, ho il diritto a la benzina ha degli incentivi maggiori, cioè io spendo meno di benzina, per dirne una. Se sono una società sportiva, ho delle detrazioni fiscali diverse. Allora, queste qui, a nostro giudizio, non potevano essere toccate. Altre che pure potevano essere toccate davano in là la discussione, però con una mano riducono le tasse e con l'altra, io me lo immagino, non voglio fare discussioni diciamo meno che sorridenti sui media, però mi immaginavo la lettura del giorno dopo, con una mano danno e con l'altra tolgono, l'abbiamo visto sugli 80 euro, hanno detto 80 euro ma c'è l'IMU, adesso che non c'è nemmeno l'IMU vediamo. Allora, siccome volevamo dare il messaggio del non alzare le tasse su niente, non tocchiamo neanche quella parte di detrazioni e bonus fiscali che forse andavano tagliate, che comunque in prospettiva dovranno essere almeno rimesse in ordine. Detto questo, spero e penso e spero che Roberto continui a lavorare con noi. Ho letto anch'io la notizia sull'Huffington, da qualche altra parte, però poi anche sull'Huffington, quindi faccio pubblicità, vediamo, spero che continui a lavorare con noi, perché il suo lavoro è sicuramente prezioso. Sulla Commissione faccio la versione Renzi, la versione Padova. Facciamo la versione Padova. No, rispondi te, perché sulla Commissione. Quello che ha detto la Commissione. Che non ha detto la Commissione, ha detto Dombrovskis, no, che ha fatto la dichiarazione. Ho letto anch'io la dichiarazione portavoce di Valdis Dombrovskis, il quale ha ripetuto nient'altro che la regola che viene applicata, e cioè se bisogna cambiare la struttura dell'imposizione, tassate meno il lavoro e più la ricchezza fissa, che è una regola che c'è da tempo. Vorrei semplicemente ricordare che questa manovra, che porta a un notevole abbattimento delle tasse, abbatte le tasse sulla prima casa, ma abbatte le tasse anche sull'attività delle imprese. Quindi non c'è un'alternativa, non è che tassiamo più una cosa e meno di un'altra. Abbattiamo le tasse
su tutto il campo, diciamo. È anche detto che esaminerà sia il nostro draft budgetary plan, cioè la legge di stabilità, sia le richieste di misure di flessibilità, cosa che ha detto a me tantissime volte ogni volta che ci incontriamo. Io l'avrei detta in modo molto più polemico, come vedete, il tradizionale tandem continua a funzionare molto bene. Bene, quindi ho già risposto anche su Dombrovskis facendo mie le parole di Pier Carlo. Se non avete niente di meglio da dire, io farei dare le buone notizie, così... C'è ancora una risposta. Cioè? L'aumento del limite a 3.000 euro dei contanti. Ho già risposto che le davo, che sta nella buona notizia, che adesso le dico, sì, c'è. Io le chiedevo qual era la logica di questo. Adesso le do, questa è nella parte buone notizie. Sì. E io adesso le rispondo subito, faccio le buone notizie, perché lei sta utilizzando il suo microfono, non è il nostro. Allora, rispondo con i tweet e poi se ci sono altre domande le verifichiamo, ok? Questa qui? Vero? Bene. Allora, la legge di stabilità spiegata in... vediamo quanti sono... Bene, questo è il primo. Torniamo indietro. Ottimo. Primo tweet. Ho dato la password a Bellacci, quindi quando cortesemente me li metta anche sul mio profilo Twitter, così che viene la prima legge di stabilità spiegata via Twitter nella storia. Allora, via le tasse sulla prima casa, dopo gli 80 euro e l'IRAP, un altro segno di fiducia per gli italiani. Italia col segno più. È autoesplicativa, mettiamola così. Vorrei che tornasse forte il messaggio: 80 euro, IRAP, IMU e TASI, e in prospettiva le altre tasse su cui adesso interveniamo e interverremo dal 2017-18, sempre che alcune non possano essere ridotte già dal 16, come abbiamo detto prima. Due, intervento straordinario sulle case popolari. Vorrei che fosse chiaro che non c'è soltanto l'intervento per l'80% degli italiani che hanno la casa di proprietà, ma anche per chi sta nelle case popolari. Sono 170 milioni di euro di interventi di efficientamento energetico e si liberano degli alloggi che erano bloccati. Terzo punto, io la ritengo la terza buona notizia, anche questa a mio giudizio molto importante, superammortamenti. Chi investe nell'azienda ammortizza al 140 anziché al 100, uno sconto per chi ci crede da subito. Notizia per gli addetti ai lavori: questa norma è scritta a far data dal 15 ottobre, quindi i direttori commerciali delle aziende, non commerciali, i direttori acquisti che hanno dato i messaggi dicendo ho sentito Renzi a Treviso, aspetta il 1° gennaio, sono pregati di comunicare che possono spendere fin dal 15 ottobre, perché questa norma è immaginata a far data dal 15 ottobre, ok? Cosa vuol dire questo sostanzialmente? Chi compra un macchinario per l'azienda, cioè chi, anziché mettersi soldi in tasca e spenderseli per i fatti propri, investe sull'azienda, su un bene strumentale dell'azienda, ha ammortizza il bene con una sorta di super bonus. Cioè, ha pagato 100, lo ammortizza come se lo avesse pagato 140. E non è come la Macron, che era semplicemente un aggiustamento fiscale sul primo anno, perché la Macron come funziona in Francia? Fai il 140, ammortizzi il 140 del primo anno e poi riduci, arrivi all'80, al 70, al 60. No, questo è sempre il 140% per tutti gli anni del bene. È una Paduan Guidi 2.0, l'abbiamo definita. No, per chiamarla Macron. Un paese più semplice, semplificare le misure per il contante, per le partite IVA e per i lavoratori autonomi. Quindi rispondo alla domanda, per semplificare, noi pensiamo che il tema della lotta all'evasione lo rivendico a questo governo è il governo che ha firmato l'accordo con la Svizzera, con Liechtenstein, col Vaticano e che sta portando a casa soldi su soldi legati a queste misure. 1.400.000.000 nel 2015, stimiamo in 2 miliardi, ma i validissimi uffici sono stati molto prudenti, io spero, sulla cifra,
Quindi noi abbiamo una stima di 3 miliardi e 4 che abbiamo ripreso dall'estero e riportato in Italia. E spero, penso e credo che saranno di più, ma abbiamo messo una cifra bassa. Noi l'evasione la combattiamo e la combattiamo innanzitutto all'estero, poi anche in Italia. Lo split payment e quella parte di, diciamo, norme già approvate in legge di stabilità funzionano al punto che abbiamo un gettito maggiore della crescita sull'IVA in quest'anno. Abbiamo un gettito stimato decisamente positivo sia sulla fatturazione elettronica che sulla dichiarazione telematica dei dati. Cioè il meccanismo di semplificazione e di innovazione sta portando a ridurre l'evasione. Fatto positivo, no? Detto questo, noi pensiamo che i limiti del contante, che è giusto che ci siano, in altri paesi non ci sono, ma c'è un'altra cultura, debbono essere portati a un livello medio e accompagnati da misure di incentivo alla moneta elettronica che sono previste sia dalle direttive dell'Unione Europea che dalla disponibilità già maturata, anche personalmente me l'ha detto anche a me, il presidente dell'ABI Patuelli, che nelle prossime settimane e mesi il sistema del credito italiano andrà, anche per assecondare le direttive europee, a semplificare e anche a ridurre i costi della monetazione, si dice monetazione del pagamento elettronico, non della monetazione brutto. E questo ho già fatto il punto successivo. Un'Italia più giusta, un paese più giusto, pagare meno, pagare tutti. Lotta a evasione con digitalizzazione. Guardate i dati dell'aumento di gettito su quest'anno con lo split payment. Sono fatti. Lotta all'evasione, pagare meno, pagare tutti, porta anche il canone. Era 113, va a 100 euro. Dici, ma io non lo pagavo. Ho capito, se non lo pagavi non va bene. Ma se lo pagavi, il prossimo anno paghi meno. Aggiungo che la curva del canone sarà discendente anche nei prossimi anni. 100 euro nel 16, 95 nel 17. Continuerà a scendere. Prego? Attraverso la strumentazione attraverso la bollettazione. Un paese più orgoglioso, questa è una delle norme della stabilità che più mi piace. 1000 ricercatori, piano ricerca Giannini, 500 cattedre universitarie speciali, quelle che ho annunciato qualche giorno fa in una trasmissione televisiva, 500 assunzioni della cultura. In realtà questo della cultura doveva essere a parte, ma non si è fatto in tempo a modificarlo, perché giustamente, anzi vi do un annuncio di servizio, il ministro Franceschini alle ore 17 o 17.30 al Collegio Romano illustrerà una serie di plurimi interventi sulla cultura, art bonus, turismo. È una legge di stabilità che mette più soldi sulla cultura, 100 milioni di euro in più sulla cultura, quindi questa parte qui doveva non essere inserita, ma va bene lo stesso. Comunque il concorso per diplomatici, il concorso per consiglieri di prefettura, cioè noi assumiamo giovani nella pubblica amministrazione, ma di alta qualità, questo è il concetto. Paese più autorevole, qui è contento Gentiloni, ma si accontenta tutti noi, peraltro avevi scritto una lettera anche tu, se non ricordo male, Piercarlo, insieme a Gentiloni sulla cooperazione internazionale. Crescono i fondi per la cooperazione internazionale, specie in Africa, sono 121 milioni nel 2016, poi arrivano a 260. Taglio IRES dal 2017 al 24%, come sapete, se, ve l'ho detto prima, nel caso in cui fosse riconosciuto ciò che abbiamo discusso, potrebbe essere anticipato al 16, se no dal 17. Comuni liberi di spendere i soldi in cassa per strade, scuole, marciapiedi, giardini, aggiungo per frane, cioè gli investimenti dei comuni, ciò che è bloccato per il patto di stabilità sui singoli comuni nell'avanzo d'amministrazione viene sbloccato, anche questo era stato annunciato, vale circa 670 milioni di euro, così vi do un po' di cifre che almeno quella di prima ve l'ho detta, aspettate, allora taglio dell'IRES l'avete vista. Considerate che 3 punti valgono circa 3 miliardi, di un punto IRES vale circa 1 miliardo e 1. Quelli di prima ve l'ho detto per la crescita, ve lo dite tutti, i soldi ve li sto dicendo per benino. Risposte per il Sud, non proclami, 450 milioni, i primi 150 saranno disponibili già dal 2015, un protocollo che sarà firmato a 3. Regione Campania, Presidente Enzo De Luca, Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone e Palazzo Chigi. Questa è una cosa alla quale tengo moltissimo. Le risposte del Sud non sono i convegni, non sono i proclami dei centri studi.
Le risposte per il Sud sono le cose concrete. Se noi a Villa Literno e a Giuliano togliamo le ecoballe entro la fine del 2017, inizio del 2018, vuol dire oltre l'80% dell'area, la cosiddetta terra dei fuochi, allora siamo in condizione di dare una risposta, non continuando a fare proclami dove la gente si piange addosso. Da questo punto di vista i primi soldi sono già disponibili. Poi dirò un'ultima cosa su questo. Stanziamento finale definitivo per la Salerno e Reggio Calabria, sempre risposte per il Sud e non proclami. Fondo di garanzia per Ilva per superare la fase di transizione di crisi. Questa è tornare alla terra, è una provocazione che giustamente Maurizio Martina ha voluto, io sono d'accordo con lui. Via l'IMU agricola, via l'IRAP agricola, semplificazione burocratica. Avete ricordato il mio intervento in Coldiretti qualche giorno fa all'Expo. Più sociale, 400 milioni sul fondo, era già stato stanziato l'anno scorso 400, ma la legge triennale prevedeva nel 16 250, noi l'abbiamo tenuto a 400. Permettetemi di dire, ci sono quasi 100 milioni per il fondo per il dopo di noi. Consentitemi di dirla, questa ci tengo moltissimo per mille motivi. Ci sono alcuni nostri concittadini che hanno delle disabilità di cui la politica si è occupata un po' troppo poco e a cui bisogna pensare con un pochino più di attenzione. Faccio riferimento per chi, per esempio, vive con la sindrome di Down. Nel 1975 un bambino Down, un ragazzo Down, una persona, aveva un'età media prevista di circa poco meno di 30 anni. Oggi, viva Dio, fortunatamente, l'età media si è allungata moltissimo, 64 anni. Cioè, una persona con sindrome di Down vive un po' meno della media, ma comunque vive a lungo, fortunatamente, molto di più che non 30 anni fa, 40 anni fa, 75-40 anni fa. Questo che cosa comporta? Che è una cosa bella, naturalmente, ma che, arrivando a quell'età, spesso sopravvive ai genitori. E per come stanno, ovviamente poi chi ha fratelli, parenti, eccetera, ma ci sono delle realtà davvero peculiari. Purtroppo la politica non sempre se ne è occupata. Io ci tengo molto, la legge sul dopo di noi dovrà essere approvata nel 2016. Ho fatto l'esempio dei ragazzi con sindrome di Down, potrei fare altri esempi. Però la legge sul dopo di noi è una delle riforme, fatemi dire che questa è una riforma strutturale del nostro paese, molto più di quello che sembra. Aumenta il servizio civile, anche questa era già nota. Prima misura organica contro la povertà, soprattutto per i minori, varrà nel 16 600 milioni, nel 17 1 miliardo, nel 18 1 miliardo, perché adesso è collegata a una delega, quindi i primi mesi non sarà evidentemente operativa da subito, l'abbiamo stimata in 600 milioni, ma accanto a questo ci sono altri 100 milioni, se non sbaglio, 100 milioni, che vengono in un rapporto fecondo e fertile con fondazioni bancarie, comuni e terzo settore. Per combattere la povertà non bastano i sussidi, arrivo a dire provocando, non servono i sussidi, occorre creare un sistema. Ovviamente la prima misura contro la povertà è creare ricchezza, creare lavoro, ma per chi vive quella situazione c'è bisogno di un fondo, soprattutto per la povertà degli under 18, ma anche la disponibilità di fondazioni bancarie comuni e terzo settore. Su questo abbiamo interloquito a lungo in questo periodo con il mondo del terzo settore e con il presidente Guzzetti, e su questo la misura è una misura quindi duplice, 600 milioni che poi diventa un miliardo sullo stanziamento dello Stato, 100, 100 e 100 con le fondazioni bancarie. Fondo sanità, 109 miliardi un anno fa, 110 oggi, saranno 111 nel 16. Come dice Lorenzin, più soldi ma spendiamoli meglio. Ci sono più soldi in sanità rispetto allo scorso anno, ma applicare i costi standard in sanità può finalmente vedere modificati i livelli, diciamo, alcune battaglie storiche, penso al nomenclatore, penso ai LEA, penso a alcune questioni che sono davvero importanti per il mondo della sanità. Costi standard per tutti, questo riguarda anche comuni e regioni, oltre che lo Stato centrale, e trasparenza totale sui prezzi. Più che lo Statuto dei lavoratori autonomi, io lo chiamerei il Jobs Act dei lavoratori autonomi, finalmente una misura organica, fisco e nuove tutele, su questo immagino che
Nannicini ci scriverà per i prossimi 6-7 mesi, è una cosa molto bella, tra l'altro lo dico, l'anno scorso facevamo un po' un pasticcio su questa cosa, quindi me ne assumo la responsabilità, e quindi quest'anno una misura che va nella direzione, richiesta devo dire da tutti i partiti della maggioranza in modo molto forte. Prime misure di sostegno sulle pensioni, non c'è, come sapete, la flessibilità che era stata a lungo richiesta, non siamo nelle condizioni, fino a che non si sono studiate tutti i dettagli, perché vogliamo evitare che ci siano anche in questo caso degli interventi che alla lunga si dimostrano per alcuni aspetti complicati. Ci sono 4 misure, no tax area, opzione donne, la 7ª salvaguardia e il part time. Spese informatiche, comprare meno prodotti, usare meglio i dati. Ci sarà una procedura particolare per acquistare prodotti informatici della pubblica amministrazione. Perché? Perché spendiamo troppo su questo settore. Uno dice faccio un po' di innovazione, compro il software, cioè, non va bene così. Bisogna avere meno spese con un coinvolgimento di Consip, Agid e Sogei. Le partecipate, questo è collegato al disegno di legge Madia, che vedrà il decreto attuativo presentato insieme alla fine della stabilità, ma anche alcune misure in stabilità, riduzione poltrone, trasparenza dei dati delle singole aziende partecipate e tetto allo stipendio dei dirigenti, alcuni guadagnano ancora ben oltre il limite dei 2,40. Personale della PA, qualità e trasparenza nella selezione, premiare efficienza e merito, in questa norma c'è anche contenuto l'aumento, diciamo la riapertura della fase contrattuale che deriva dalla sentenza della Corte Costituzionale. I comuni hanno più soldi per investimento e più costi standard, ma questa la possiamo evidenziare come una delle norme già contenute nelle cose che abbiamo detto. Città metropolitane non hanno taglio nel 2016, le province sì, prosegue il taglio, vengono salvate le funzioni essenziali, strade e scuole. Quindi le province, vi ricordate che c'era 1 miliardo di taglio su province e città metropolitane? Abbiamo ridotto il taglio per consentire di pagare le funzioni di strade e scuole e le funzioni delle città metropolitane, quindi il taglio viene ridotto da 1 miliardo a 600 milioni, quindi c'è un taglio di 400 milioni in meno. Questa è una cosina bellina, c'era 17 miliardi da pagare quest'anno, che erano le clausole di salvaguardia, azzerate, perché la dico en passant, è una delle misure fondamentali. Abbiamo finito? Questa è un'altra misura molto importante sulla contrattazione di secondo livello, più soldi a chi contratta su produttività e welfare aziendale. Quant'è il totale, Tommaso? 500 milioni su questo, poco meno di 500. Piccole imprese, giù l'IRAP, attenzione, anticipo rimborsi IVA per crediti non riscossi. Ok? Vi ricordate una richiesta storica di questo mondo, giusta e corretta. Ancora sgravi per chi assume meno di prima, però affrettarsi prego, ve la dico come se fosse un appello. Chi assume entro il 31 dicembre del 15 ha diritto agli sgravi nella loro interezza fino al 2018. Chi assume nel 2016 vede ridursi lo sgravio contributivo al 40%. Fino al 2018. Prossimo anno ci sarà ancora sempre meno, quindi chi vuole assumere lo faccia adesso perché ha maggiori sgravi contributivi. Quella di 500 nuovi professori l'avevamo già detto. La sintesi finale è Italia col segno più, e come vedete questo è il padiglione Italia all'Expo, una delle storie di successo di quest'anno che non tutti si aspettavano che potesse funzionare. Io avrei finito, se ci sono domande specifiche su questo, se no lascio volentieri. Prego. Io ancora non ho avuto... Vabbè, già fatto 7 domande, spesso mai la domanda. A quanto viene portata la soglia? 3 minuti. Prego, rapidissimo. Sì, solo per sapere quanto si viene finanziato l'intervento sulla previdenza, il pacchetto previdenza. Con denari non c'è un aumento, come ha sempre detto il ministro Padoan, ora faccio il portavoce di Padoan, basso mio. Come ha sempre detto il ministro Padoan, non c'è alcun incremento di costo, ma sta dentro le voci di bilancio già previste, giusto? Come sono andato? Perfetto. Grande. Qui, prego.
Presidente, Italia 1 Open Space, il nuovo programma che ogni domenica. Bocca al lupo. Presidente, sono venuto qua perché in tantissimi utenti sul nostro sito ci hanno chiesto di invitarla a studiare a noi, magari per spiegare la legge di stabilità, la riforma costituzionale. Sì, la domanda. Siamo un pubblico. Visti, anche molto sono bello. Venuto qua per invitarla in studio. Ah, ok, perfetto, vediamo di trovare la soluzione. Filippo Sensi è il mio capo, ci proviamo. È possibile? Volentieri. Grazie mille. Bocca al lupo per il vostro lavoro. Rapidi ragazzi, prego. Silvia Gasparetto dell'ANSA, oltre alla flessibilità, quali sono le risorse con cui finanziate tutti questi 25 tweet che ci avete mostrato? Beh, li abbiamo sostanzialmente già annunciati in passato, faccio l'annuncio ufficiale, così, prego. Ci dice anche nello specifico la spending review dove arriva e con che misure si esplica? La spending review in parte l'ho detto, lo riaggiungo. In parte dai tagli dei singoli ministeri, che sono orientativamente intorno al 3% dei tagli più o meno, perché poi non sono tagli lineari, sono tagli specifici e puntuali. Comunque diciamo, una parte è il taglio alla pubblica amministrazione centrale, in parte è legata alla norma sugli acquisti, l'abbiamo definita costi standard. È la norma che impone, attraverso una procedura dove si valorizza il ruolo di Consip, di ridurre il costo degli acquisti. In parte deriva interventi su singole voci legate sia all'acquisto di beni informatici, sia alle spese, o meglio, al mancato incremento di alcune voci. Il personale, per esempio, non cresce perché alcune delle norme che noi facciamo sulla pubblica amministrazione di riduzione del numero dei dirigenti aiutano a tenere basso il tetto complessivo del costo del personale, nonostante che ci sia un fondo dedicato, ad esempio, alla nuova contrattazione aziendale. Le misure della cosiddetta spending sono contenute tutte tranne la tax, diciamo, le tax expenditures. Occhio, perché alcune misure in realtà sono giuste, giustificate, anzi vorrei dire sacrosante, ma non hanno un risparmio. Faccio un esempio: le partecipate. Noi riduciamo il numero delle partecipate, ma a questo non corrisponde una diminuzione del bilancio pubblico. Mi spiego. Lei è un sindaco, io le tolgo il potere di... Lei non ha più 50 aziende, ma ne ha soltanto due. Ma non è che poi le riduco i soldi che teneva da parte per i consigli di amministrazione delle aziende, perché evidentemente quei soldi diventano risparmi dei comuni che si spenderanno in un altro modo. Io spero per investimenti e infrastrutture, però decideranno i sindaci. Quindi alcune delle misure che sono di buon senso amministrativo, a queste misure non corrisponde una cifratura. È evidente che poi ci sono su quest'anno anche misure one shot, la voluntary, le dicevo prima che la voluntary vale circa 2 miliardi sul 2016, non sarà replicata nel 17 e nel 18, ma la stragrande maggioranza delle misure sono strutturali e strutturate. Possiamo dire che la spending è la spending che ci aspettavamo al netto delle tax expenditures, quindi sostanzialmente 5 miliardi. Vorrei dire anche una cosa sulla spending. Leggo sempre polemiche, la spending. Io non so se vi ricordate com'era la spending in passato. Oh. Quindi con il decreto legge 66, con la stabilità 15 e con la stabilità 16, sono i primi tre provvedimenti che hanno misure davvero di revisione della spesa organica. Prego, le ultime. Antonino Monterone, Piazza Pulita, devo io citare un question time della Camera, 19 novembre 2014, la scelta di limitare la circolazione del contante è motivata dall'esigenza di contrasto al riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, evasione, elusione fiscale, va ricordato poi l'alto costo di gestione del contante che in Italia vale lo 0,5% del PIL, 8 miliardi di euro l'anno, parole e musica di Piercarlo Padoan, volevo capire cosa è cambiato. Naturalmente poi Piercarlo risponde per suo conto. Sono cambiate due cose. Uno, questo paese ha una legge sull'autoriciclaggio, l'abbiamo fatta noi. Glielo dico perché talvolta vi sfugge, l'abbiamo fatta noi questa legge sull'autoriciclaggio. Così come abbiamo fatto legge sull'anticorruzione, così come abbiamo fatto legge per rendere più severo le pene per chi delinque.
Potrei continuare per dirle che questo Paese ha visto finalmente una lotta all'evasione iniziare a dare frutti, grazie all'azione del Governo e delle iniziative del Ministro Padoan, che peraltro non ha bisogno di difesa, per cui, come dire, ancora non mi ha assunto come portavoce, ma le segnalo che nel 2015 lo split payment e le misure di contrasto, fatturazione elettronica, digitalizzazione della pubblica amministrazione, dichiarazione dei redditi telematica, tutte realtà partite con il Ministro Padoan, hanno portato a un aumento del gettito fiscale. Terzo e ultimo punto, le banche dal 2016, grazie all'azione europea ai cui tavoli siede per Carlo Padoan, hanno ridurranno più correttamente, perché dal 2016 ridurranno, si usa il verbo al futuro, il costo cui lei faceva riferimento e cui Padoan faceva riferimento della movimentazione del contante. Se vuole invece, questi sono i dati di fatto di risposta di merito, se vuole invece una risposta più politica, il tema del contante oggi, avendo noi fatto un'infrastruttura di lotta all'evasione che nessuno aveva fatto prima di noi, perché con questo governo l'evasione è diminuita in considerazione delle ragioni appena esposte, oggi la possibilità di riportare l'Italia a un livello di semplicità come gli altri paesi ci porta a dire che non siamo i sorvegliati speciali, ma abbiamo delle regole che hanno gli altri. Perché questo è un elemento molto, molto chiaro. Poi, naturalmente, io spero sempre, io uso, come dire, un'espressione banale, che è più l'Italia è semplice, più siamo in condizione di contrastare ogni tipo di illegalità. Non vale sul contante e basta, vale sulla pubblica amministrazione. Se lei semplifica i metodi, sarà più difficile immaginare di passare da chissà quale scorciatoia per riuscire a ottenere un permesso o una licenza. Se lei semplifica e dà trasparenza a tutto ciò che viene fatto nella pubblica amministrazione, sarà più difficile delinquere. Il fatto che stiamo rendendo il Paese più semplice consente ad oggi di intervenire su questo. Non so se per Carlo sono assunto o no. Assolutamente. Basso, ti tocca fare il Presidente del Consiglio. Era Viola Contursi, Public Policy. Voi avete sempre i documenti prima, bravi, ma come fate? Chi avete? Beh, prego. Vero, Filippo. Sul taglio alle partecipate, da 8.000 a 1.000, ci sarà, cioè dobbiamo aspettare l'entrata in vigore del decreto Madia? Sì. C'è qualcosa nella stabilità? Ci sono delle norme non alla riduzione del numero, ma all'organizzazione delle partecipate, ma la fonte normativa è il decreto Madia. Okay. Il decreto attuativo... Chiedo scusa, il decreto legislativo che in attuazione del disegno, non disegno, della legge sulla pubblica amministrazione approvata da Consiglio. Ma varrà anche per quelle statali o solo per quelle degli enti locali? No, soprattutto per quelle degli enti locali. Okay. Quelle statali che abbiamo, sì, abbiamo un po' da ridurre, ma peraltro c'è già qualcosa, per esempio Franceschini annuncerà Arcus dentro Ales, Martina sta facendo qualcosa, insomma... Già qualche ministro sta facendo qualcosa. Ok, lei però ha preso in ostaggio il microfono. Infatti è un'ultima. Quanto vale in totale la manovra ufficialmente? Dipende se ci sono o no, diciamo, nella versione che noi presentiamo senza, diciamo, la versione base, 26 miliardi e mezzo, tra i 20, diciamo al dettaglio poco meno di 27 miliardi, nella versione accessoriata 30 miliardi. Questa mi licenzio, su questa della versione base e la versione... No, mi vergogno un po', questa devo ammettere che mi è venuta così, vi chiedo scusa, ormai mi è venuta. L'ultima, via! Vi lascio Padoan, spero non l'ultima, la ruffa di G2... Ciò, nella prime minuti mi sostituisce Joseph Muscat, per cui sono tranquillissimo, sull'immigrazione molto più duro di me, per cui c'è, cioè, in senso molto più italiano di me, il primo ministro Malta, però devo andare. Ci dà qualche elemento in più sulla slide 20, quella sulle pensioni? Questa vi farà una conferenza stampa Poletti, per cui ve la darà Poletti. Prego. Sanità. 109, 110, 111. Ho capito. Però chiariamo su questo punto. Le regioni vorrebbero più soldi, del tutto legittimo, tutti vorremmo più soldi. Però la sanità era lo scorso anno 109, quest'anno 110, prossimo anno 111. Dobbiamo dare più libertà di movimento, perché se uno riesce a ridurre sui costi, i costi standard, magari può dare delle cure
antitumorali nuove o delle sperimentazioni farmaceutiche diverse, capito? Quindi dobbiamo ridurre questo. È chiaro, le regioni si aspettavano e si aspettano sempre maggiori investimenti su questo settore, è comprensibile e legittimo. Noi quest'anno diamo una mano alle regioni con i costi standard, perché a quel punto finalmente, tra l'altro una battaglia storica anche delle opposizioni, potrà essere evidente che quello che si paga in una regione si deve pagare anche nell'altra, il prezzo base. Prego. Quanto avete messo in stabilità per lo sblocco dei contratti pubblici e quante entrate prevedete per, dal capitolo giochi invece? Un miliardo dal capitolo giochi e 300 milioni sui contratti pubblici. Sono stato efficace. Via, le ultime due, ragazzi, rapidi, veloci. Nanaro, Il Fatto Quotidiano, buonasera Presidente. Buonasera a lei. Il suo consigliere economico Gutgeld, quando il governo Letta abolì l'IMU, disse che questa, cito, si trattava di una misura scellerata, un'opera da Robin Hood al contrario, un grave errore politico ed economico, un cedimento alla destra populista. Sbagliavate 2 anni fa o state sbagliando adesso? Ma questo lo deve chiedere a Gutgeld. Non... Quindi io faccio il portavoce di Gutgeld. Avevo fissato con Padoan, per cui ero il portavoce di Padoan e basso primo ministro. Adesso farò anche il portavoce del mio consigliere economico. È una valutazione che per me è molto chiara, evito la polemicuccia e rispondo sulla sostanza della questione, che è molto seria. A mio giudizio ridurre le tasse sulla prima casa oggi significa dare fiducia agli italiani, cioè ridurre, eliminare la tassa sulla prima casa. Il motivo è questo. Guardi, le parlo con molta franchezza, non c'è niente di male nell'avere una tassazione sulla prima casa. In altri paesi c'è, non in tutti, non è vero che c'è in tutti, in altri paesi c'è. Però per come stanno le cose in Italia, dopo 10 anni di dibattito, in cui sembra che la casa sia l'unica tassa che c'è, a nostro giudizio ridurre o eliminare, come in questo caso, la tassazione sulla prima casa corrisponde a 2 obiettivi. Il primo, un elemento di fiducia. Più che la misura in sé, con il calcolo, come si dice, econometrico? Econometrico, vabbè. Econometricistico, quella roba lì, econometrico, perché teoricamente secondo i calcoli degli esperti dovresti fare, no, questa produce una crescita minore rispetto a un altro intervento. Per com'è l'Italia oggi, eliminare la tassazione sulla prima casa, sì, in un paese che ha l'80% di proprietari di casa, significa dire, ragazzi, è finita la fase in cui continuiamo a tassare, tassare, tassare. Ha un valore simbolico, ha un valore evocativo, ha un valore di fiducia. Si scrive legge di stabilità, si pronuncia legge di fiducia. È una valutazione strettamente politica. Io le dico però che nel 2012, quando Joran Gutgeld diceva quelle parole, non al 13, ma insomma in quel periodo lì, i depositi bancari degli italiani erano 3.500 miliardi. Dopo 2 anni di crisi sono cresciuti a 3.900 miliardi. Perché? Perché la gente si è impaurita, sta nascondendo i soldi in banca. Perché pensa che non ci sia futuro. La ripartenza di quest'anno deve essere incoraggiata e spinta, deve essere implementata, deve essere sostenuta. L'unico modo per sostenerla, a nostro giudizio, è dare degli shock fiscali. Per come stanno le cose, per quella cifra lì, lo shock fiscale più forte, a nostro avviso, è stato quello dell'IMU Tasi prima casa. Molto semplice, non c'è un fattore di valutazione diversa da quella. In un paese in cui tutti i giorni si parla di tassa sulla casa e tutte le volte che io andavo a parlare degli 80 euro, 10 miliardi di euro, c'era quello che mi diceva sì, però l'IMU è aumentata di 50 euro, cosa che magari non sempre era vero, ma che in alcuni casi era vero, mettere la parola fine alla discussione sull'IMU e la Tasi vuol dire, cari italiani, non si scherza, le tasse vanno giù e più le tasse vanno giù e speriamo che più l'economia vada su, in una visione Nino Manfrediana della legge di stabilità, che è, come dire, ha sempre un suo perché. C'è un secondo elemento, 927.000 posti di lavoro persi dall'Italia dalla crisi, poi oltre 300.000 ripresi, ma 927.000 dall'inizio della crisi. Dal 2008 all'inizio del 2014, il momento peggiore della crisi mi pare sia stato aprile 2014 come occupazione, più o meno 1 milione di posti di lavoro, poco meno, però erano in meno, non in più, cioè qualcuno ha detto che 1 milione di posti di lavoro è in più. Ecco, 1 milione di posti di lavoro in meno. Di questi, il 54% sta nell'edilizia. Ora, ci sono alcune misure
il rinnovo del bonus, eco bonus, bonus mobili, bonus giovani, ci sono delle misure anche ad hoc confermate, così diamo anche un'altra buona notizia. Però il punto chiave è che l'edilizia è stata bloccata anche da fattori di mancanza di fiducia. Io credo che lo sblocco della tassazione sulla prima casa possa riportare a investire nel mattone. Me lo auguro, lo spero. Questi sono i motivi per cui facciamo l'operazione sulla fase TASI e IMU prima casa. L'ultima, guardi lei. Prego. Dai, dobbiamo andare. Catenina D'Alesa, a Roma. Presidente. Vai via. Sì, però... Presidente. Ci sono due microfoni. Vabbè, uguale. Ci conferma che ci sarà un provvedimento fuori dalla legge di stabilità con 1 miliardo su alcune priorità come il giubileo e quanto andrà sul giubileo? Non è escluso. Magari un po' meno di quella cifra, ma non è escluso e non tutto sul giubileo. Per esempio Terra dei Fuochi potrebbe stare lì la prima parte, perché ho detto che sarà nel 2015. Cioè ci sarà un'altra misura comunque di sostegno all'economia prima della fine dell'anno. Poi che sia un decreto, che siano altre misure, vediamo come, che poi confluisca nella stabilità. Le tecnicalità vorrei non affrontarle adesso. Però non escludo che ci... Sì, insomma, ci sarà. Se no non escludo... Mi sembra di essere un burocrate anche a me, quindi no, non mi riesce, non escludo Ondoroteo. Oggi c'è stata tutta la parte democristiana del governo che quando è stato citato De Gasperi voleva alzarsi in piedi e applaudire e fare la standing ovation. Quindi Alfano e Franceschini non stavano in sé, giustamente anche, grande statista. Compreso la parte democristiana di Vincenti Papo, anche non erano presenti però, che sono i veri due democristiani del governo. Prego, l'ultima. Sì. Olivier Bova, agenzia France Presse. Presidente, volevo sapere che cosa dirà Bruxelles per convincere la Commissione di dare all'Italia questa flessibilità che voi volete. Noi non come fare per convincerli? Nessuno. Guardi, noi stiamo benissimo, noi non abbiamo da convincere niente nessuno. Noi pensiamo che se c'è la clausola la usiamo, se non c'è noi non la usiamo. Cioè noi siamo un paese, lo dico con rispetto di tutti gli altri, che rispetta le regole europee. E però, siccome Piercarlo si sta preoccupando per quello che stavo dicendo subito dopo, mi fermo e do la parola a Padova. No. Per chiarire la questione, è la Commissione che deve chiarire in che modo vuole gestire in pratica questa innegabile circostanza eccezionale in base all'articolo 99. Quindi stiamo aspettando, come dire, istruzioni tecniche. Game, set and match per Carlo Padova. Chiusa qui, guarda che...